Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 4, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la liberazione di Ben King e il nuovo potenziamento di Ben, che l'ha reso uguale a Morfeo. Quindi oggi libereremo l'ultimo personaggio che ci è rimasto disponibile, ovvero Salva Asha. E andiamo al Broken Shillelagh. I need Asha. Find her yet? I have, but it wasn't easy. Her mind is so incredibly guarded, it was difficult to trace her neural signature. Uh-huh. I'm surprised you found it hard to get in her mind. I doubt anyone ever found her pants either. I'll set everything up. See me when you're ready. Va bene, arrivo subito. Eccomi che arrivo! Eccomi qua. Aspetta che faccio rapire anche... Ok, ho sbagliato arma. Va bene, non perdiamo altro tempo. About Asha Odakar before she helped us save the entire damn country. But in the years since, I've come to know her as one of the best soldiers I've ever met. If I'm gonna take down Zinyak, I want her in my crew. Questo sicuramente. I just think you're really building this up. And I think you're drastically underestimating how dangerous the mind of a super spy can be. Super spy? Jesus, man, I get that you want to fuck her, but you don't have to build her a pedestal. Non voglio farmela. Beside the point. Yeah, yeah, yeah. Catch you later, man. Va bene, a dopo. Oh, abbiamo cambiato aspetto. Get it? This is beginning to be my personal hell too. Nah. What the fuck? What am I wearing? You should see what your face looks like. Why? What did you do to my face? Nah. Tell me some very specific concerns that she has about you. The fuck are you talking about? Quello è uno della Ultor. Where is he? Alla faccia della super spia. Last chance. Fuck you, slut. You like Johnny Gat with better hair. I'm nothing like Johnny Gat. Fair, Gat was never self-righteous. Don't you dare confuse duty with self-righteousness. Yeah, cause those two never fucking overlap. Adesso scopano. Says the President of the United States. You say the title like it's a dirty word. It is when the role is filled by a psychopath. Puppish rogue. Aia, che male! Ehi, ottima trovata! Aces! You coming or what? What the fuck is going on here? Who are you looking for? Il più grande super cattivo della storia. Alla fine è vero, però. Il capo dei Saints sicuramente è un eroe da un certo punto di vista, ma è anche il più grande dei criminali, forse. Certo, come no. Ci pensi tu a questo computer o faccio io? Ho solo questo? Sì, ho solo questo. No problem. Let's do this without drawing attention, yeah? Ok. Dov'è la guardia? Let's sneak past this guard. Did it get darker? Stay out of the light. Shit, we're not vampires in this world, are we? Another light ahead. Take it out. Se ti levi dalle palle, cretina. Anche tu, cosa mi passi davanti mentre sto sparando? Okay, now things are a little different. Let's fuck. Quickly. Ecco fatto. Right, let's go. Quel rumore era molto familiare. Stai zitto. Boss! Boss! Ecco. Boss! Oh no, Metal Gear. Ok, questa volta facciamo le cose per bene. In order to get past this guy, over and over, something interesting. Certo, dov'è la luce però? More of that order of operation, huh? Dov'è la luce, scusami? Ah, non c'è una luce? Ottimo. Of course, dear. Of course, dear. Certo, tesoro. Vieni, seguimi, Asha. We have to work our way into the heart of the compound. If these guards are any indication, evil me is a major league slacker. Of course, dear. I'll refrain from commentary. Vabbè, grazie. I'd take a bullet for any one of them. Mm-hmm.
Loyalty is certainly one of your strongest characteristics. Lo so. Con tutto quello che fanno per me. Again with that light. Well done. Now what? You're gonna have me snipe a water cooler? Guarda. Yeah, baby. This snake is 100% solid. Delle bombe è sempre stata utile. Daddy. Oh, it's too bad. I'm turning back. Run! It's my. Shh, zitto. No, come? Boss. Ma scusami. Boss. Prima sparare le luci. Ah, certo, che scemo. Devo sparare prima tutte e due le luci. No, devo rifare tutta la sezione. Che palle. Ok, cerchiamo di prendere entrambe le luci a questo giro. Allora, prima questa. Ecco fatto. Non facciamoci vedere dalla zozzona. Really? No. No. Do you have to kill evil me because you find him so damned attractive or what? You'll find out soon. Va bene. Hint, eh? Think of your worst asset multiplied by 1,000. Oh no. My pants big enough. Mi aspettavo tipo oh shit. Oh, is that a person? The facility is just ahead. Ah, siamo noi. Makes what? Black licorice, non-alcoholic beer. You'll see. Look, I know secrecy is MI6's thing, but I've kind of had enough with. Hold up. Guards. Dove? Trova la tua versione malvagia. Beh, non sarà difficile. Careful. The guards tan 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 Ma stava canticchiando anche lui la canzoncina di Metal Gear, scusami. Io ho sentito il fischiettio. Vieni qua. Forza, pausa pranzo. Vieni qui, dai. Vieni qua che ti faccio un bel servizio. Bel servizio fotografico, vieni. Ecco fatto. Famosa battuta da film. Sarebbe bello se in ste parti ci fossero dei segreti tipo armi nascoste. Esatto, solo che non scoprirai mai che sono proprio dietro di te. I'm Nightblade. Non di nuovo. E quello lì non ha visto ovviamente nulla. Another guard. Wait for the right moment. Can't wait to kill something. No, no, tranquillo, ti uccido io allora. Ecco fatto, facile e indolore. Well done. I know. I know. Allora, dove ti nascondi, me malvagio? Punto di controllo raggiunto, perfetto, così se sfanculiamo ancora la missione. I hope you're limber. Even the slightest disruption of a single beam will send a 2000 volt shock through your entire body. What we'll have to do is move through the gaps in a serpentine pattern. Quanto ci fai che spariamo a una semplice cosa e quello si disattiva. Ah, ecco, c'è il condotto di ventilazione. Before we kill evil me, I want to teach him how to screw an air duct cover in place. C'è sempre un condotto di ventilazione comodo all'uso in questi tipi di giochi, eh? So, an evil version of me is your worst nightmare? How do you mean? According to Kinsey, every person's simulation is based on their deepest, darkest fears. Okay. You fear me being in power more than anything else? The extent of your ego is so. Beh, c'ha ragione. You and me will either end up in bed or killing each other, or both. Vabbè, allora, l'importante è che siete felici entrambi. Stay on guard. Mr. X could be hiding anywhere. Ah, sure. I thought you knew me better than that. Why would I hide when I can kill your friends in front of you? E chi sono i suoi amici? Say hello, Matt. Oh, Matt. Oh no, Matt. Good talk. Wow, you're cold. Johnny cried like a little bitch when his girlfriend got killed. Wow, che stronzo. Ooh, I love it when you talk tough. Then you're gonna fucking love me, you piece of shit. You. See you soon. You.
Oh, finalmente smettiamo di nasconderci, eh? These are all people. They're replications of a highly functional sociopathic paradigm. Oh, you mean like Thatcher? It's you. Oh, shit. Merda. Quante copie ci sono in giro? A parte che effettivamente la prima volta non feci caso a questo dettaglio, ma sono guardie Ultor. Sono tutte guardie Ultor, nel senso, la Ultor l'abbiamo acquisita noi senza a fine di Saints Row 2. E giustamente era un'azienda multimilionaria. E d'altronde, ripensando, cioè, allora, io tenete conto che non giocavo a Saints Row 2 da anni prima di registrarlo di nuovo. E certe cose, tipo la piramide, io me l'ero totalmente scordate. Nella piramide facevano un sacco di esperimenti, nonostante noi l'abbiamo distrutta effettivamente. Non è che hanno delle armi da qualche parte? No, peccato. Allora avanziamo. Eh sì, io ho solo sto fucile merdoso. I'm not sure what this whole thing is, but I know it isn't real. While I don't relish the idea of seeing someone I care about being murdered over and over again, I also don't see a purpose to needless blubbering. Hey, I was just focus on the job. Hai ragione. My favorite wannabe spy and a whipping boy. Dove ti nascondi, canaglia? Arasha could never come this far on her own, Steve. E questo è vero. Uccidi gli scagnozzi. Forza scagnozzi, venite e combattete. Dammi quel fucile a pompa, per favore. Voglio quel fucile a pompa. Non mi danno le armi, ora sono triste. È vero però. Ah, che dolor. Ecco, fatto. Dov'è l'altro? Ma ce n'erano due di qua. Vabbè, non importa. Whoops. Marco io. I'm not gonna lie. I'm still not sure how to take the fact evil me is your version of hell. This isn't about you, believe it or not. Come on, you're fighting an evil me. That's what you're taking from this. Your starring role. Well, I keep failing. Over and over, I keep failing at my job. Il fatto che noi siamo i cattivi non conta assolutamente nulla per lei. Il fatto che lei fallisca. And that is my hell. Right then. Sorry. Killing you is just a better. Great. I have murder bots. They're just another target. They're all just targets. Forza. Ecco fatto. I've been through this scenario dozens of times. Emotional disconnection is the true weapon of the soldier. View everything from the eyes of God. Way to balance inspirational speech and totally creepy cult leader, Usher. Altro robot. Merda. Allora, aspetta. Prima dobbiamo fare una brutta fine ai pesci piccoli. E io sapevo che mi sarebbe servito il timer più grande. Ricarica, per favore. E tu crepaci. Occhio, Asha, però, anche te. Ecco un altro robo killer sicuro. Oh, finalmente. Prima di spararti in testa. Let's stop the chit-chat. Let's get to the ass kicking your ass. Fottiti da solo. Ma guarda un po' chi è che ha un cecchino. Dai. Sparami se ci riesci. Spara i generatori. Beccati questo. You failed. That's what you do. That's why you got that shit Simon babysitting a gang of thugs as they hunted down Cyrus Temple. Remember that meeting at SIS? Merda. Arrivano troppi nemici e ho sentito anche un robo killer. Dov'è? Eccolo là.
Allora, tu tirati su. Questa missione era proprio d'obbligo avere il cavolo di timer aumentato. Ora dobbiamo sparare al generatore. Sicuramente. Guarda che cadi se continui a girarti in quel modo, Ecco, fatto. Dov'è il robokiller? Ascia, però anche tu, dai. Oh, che dolore. Minchia, quanti ce ne sono. Allora, aspetta. Potrei semplicemente sparare al mio me stesso, è vero, ma qua i robot stanno iniziando a diventare troppi. Ecco fatto, almeno due in meno. Andiamo sul sicuro qua. Dov'è l'altro? L'ho sentito. Vieni qui, tirati su tu. Cosa fa? Cosa fa? Perché si è abbassato di paura? Ma quanta vita hanno sti robot del cavolo? Se avessi un'arma un po' più potente, magari tutto questo sarebbe meglio, no? Ho bisogno di curarmi. Ecco fatto, grazie. Crepaci. Ok, l'ultimo quarto di vita. Una bella scossa. Salta fuori. Ora ci concentriamo solo su di te, amico caro. Carica. Ed ecco fatto. Bello che però lui aveva il vestito bianco e io quello nero. Chi era veramente il cattivo dei due? Anche il pacchetto di sigarette. We kill me. Yeah, we did. You smoke? I do now. Evil me was kind of an asshole. Good you was kind of an asshole. Blame my parents. Daddy issues? Nah, just forget it. Già. Don't like talking about your past. Don't see the point. Who cares what I did before I joined the Saints? Aren't you going to ask me about? A me interesserebbe. I thought we were killing evil clones, not picking out place settings. Yeah, you should probably get out of here. Once more for old time's sake. Yeah, why not? Il caso di Mr. X è completata. $5,700, massima di esperienza. E Asha Odekar nel nostro giro di amici. Yes! Questa effettivamente è stata una missione abbastanza complessa. Più che altro perché aveva un sacco di vita e i robokiller sono veramente un problema. Ed eccola qui l'arma che io voglio. La spada di energia. Quella è la mia arma melee preferita in assoluto. Asha! You have skills, there's no questioning that. But I'm curious if you can meet the standards of MI6. I'd like to watch you in action and see come for myself. Come vuoi. MI6, huh? Alright, I'm game. E, ops, tutti quanti gli obiettivi già l'abbiamo fatti. Dammi quella spada. Ok, round 1 complete. But can you handle these next ones? Ho già finito tutto. Grazie della spada di energia. Oh, ma guarda, skin per la spada di energia. Playtime's over. Now for the real challenge. Sì, certo. Dammi le skin. Grazie. Ed infine, ultimo incarico.
incontra Ash sulla nave. Ops, salute spada di energia. Well, well. I admit that I'm impressed. You may just have what it takes to cut it in MI6. Se solo la Terra non fosse esplosa. Got the gadgets, got the accent. All I need now is pussy galore. I nemici uccisi con la spada ora rilasciano il doppio della salute. Non male. E sai che ti dico? Quella spada andiamo a prendercela già ora. Non tanto per le skin che abbiamo sbloccato adesso. Neanche sono entrato e già mi sparano. Ma giusto per le skin che ci danno i DLC. Eccola qui la mia spada preferita. Lama fredda, lama calda, spada verde e la spada anime. Sì, è palesemente una citazione chiarissima allo spadone di Cloud. Ma quanto cazzo è fiera sta spada. Devo potenziare anche il rigonfiatore. Ratio di ricarica, vai. Ecco fatto, ma penso di poterla potenziare ancora un po'. Per $5,000 potevamo potenziarla al massimo. Peccato, va bene. L'importante è il ratio di ricarica, non tanto quello di carica in realtà. Va bene, buttiamoci anche noi. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.